Si è tenuto questa mattina all'Istituto Francesco D'Ovidio di Campobasso l'incontro con gli studenti dal tema l'Italia e i veleni, senza dimenticare il Molise. Ospiti dell'evento, le mamme della Terra dei Fuochi, le mamme di Venafro e Don Aniello Manganiello, fondatore dell'Associazione per la Legalità. Ultimi, ascoltiamo. La verità non ci viene detta, è la voce delle mamme delle associazioni Angeli e Guerrieri della Terra dei Fuochi e quelle per la salute e l'ambiente di Venafro. Istituzioni assenti che non danno risposte. Il tema, quello oramai diventato tristemente famoso, quello dei rifiuti gestiti dalla malavita che portano solo morte e distruzione. E lo Stato che né in passato né oggi è stato in grado di mettere in campo delle azioni risolutive. Impegnarsi per dare anche magari al proprio paese, alla propria città, un'amministrazione che lavori solo per il bene comune, no? E non per interessi personali, beh, alla lunga questo si rivela come una risorsa per il paese, no? Per la città. Ecco. Manganiello, la Terra dei Fuochi è tristemente famosa purtroppo per il numero elevatissimo di morti, è un fenomeno che sta arrivando anche in Molise, ci sono state delle polemiche nell'area del Venafrano. Che cosa si sente di dire lei oggi? Oggi ci rendiamo conto e forse c'è una maggiore vigilanza da parte dei cittadini, ma non da parte delle istituzioni che a quel tempo hanno secretato. Ministro degli Interni, allora Giorgio Napolitano secretò tutte le notizie riguardanti e quindi oggi ecco, c'è una maggiore attenzione, però di contro le bonifiche sono al palo nel Triangolo della Morte, nella Terra dei Fuochi, ma penso che siano al palo anche qui le bonifiche. Per tanti motivi, poi perché mancano i soldi, mancano i finanziamenti e quindi ecco c'è una grande preoccupazione in questo senso.